Papà avrà fatto i suoi sbagli e li ha sempre pagati, dal lontano 82. Li ha sempre pagati, voglio solo giustizia. Io voglio solo sapere, e esigo sapere, perché tutto questo accanimento contro quest'uomo, ad arrivare al punto di farlo morire. Mio marito è stato accusato di omicidio ed è stato condannato all'ergastolo. Dal 2011 è stato trasferito a Vigevano perché lui era a Cremona. Poi Sì. cosa succede? Succede che ha incominciato a star male a livello polmonare, non mangiava più, già faceva fatica perché aveva il vomito, perché non si reggeva in piedi, fino a quando è arrivato a pesare 55 kg. E se non fosse Quindi da stato, 93 kg è arrivato a pesare a 55 kg. sì, questo in un anno e mezzo circa. L'amministrazione carceraria non si è allarmata, nonostante tutto, che è stato visitato per 192 volte, ma tutte queste visite sono state fatte in cella. Questo è il provvedimento col quale in data 3 giugno 2015 la Corte d'Assise d'Appello di Milano aveva rigettato la richiesta di incompatibilità col carcere del DOCA. E in questo provvedimento si evidenzia come l'applicazione di una protesi dentaria sarebbe risolutiva per i problemi dell'alimentazione cui è legata la perdita di peso riscontrata dal difensore, a parte che dovrebbe spettare alla struttura carceraria tenere sotto controllo le condizioni di salute dei detenuti e non spetta certo ai difensori. In ogni caso, a distanza di un anno esattamente dopo, Doc era già morto di tumore. Il dimagrimento per loro era dovuto che mio padre non aveva la dentiera. Una volta messa la dentiera, pagata da mia madre, una volta messa la dentiera a mio papà, come volevasi dimostrare, papà ancora non mangiava. O se mangiava, mangiava e rigettava. Ho solo parlato sempre con l'avvocato, con la disperazione di una donna, di una moglie, la mamma. Qui lei tramite il suo avvocato chiedeva: intervenite sul mio marito perché si sta consumando in cella, è questo? Certo, mio marito si Esattamente, esattamente. stava consumando in cella. Devo solo, esclusivamente, ringraziare il dottore che quella sera era di servizio nel raggio di La sera Doca, di mio quale? marito. Quando è Quando? stato ricoverato, mi sembra il 28 o 29 maggio. È Sì, vero, sì, sì, Andrea? sì, sì. E quindi hanno scoperto il tumore maligno. Da lì, dal 9 di giugno, mio marito è entrato in rianimazione ed è uscito morto l'8 di agosto, perché sono subentrate dopo di questi. Agosto. Il 2 agosto è morto mio marito, e quindi io dovrò ringraziare questo dottore che ha preso la situazione in mano di mio marito. Almeno non è morto in galera senza dignità. Il sistema carcerario dovrebbe curare ogni persona in ugual modo. Chi ha 2 anni di pena, chi ne ha tre, chi ha l'ergastolo, il ragazzino appena entrato in carcere o il più grande delinquente. Bisogna curarli tutti, perché loro sono esseri umani, non sono matricole. Ad oggi ci manca ancora un pezzo, cioè noi dobbiamo ancora avere la documentazione dell'ospedale di Vigevano che certifichi in quali condizioni Doca è stato ricoverato presso la loro struttura. Nel momento in cui dovesse emergere dalla cartella clinica dell'ospedale di Vigevano che effettivamente ci sono state delle mancanze da parte della struttura carceraria, è ovvio che a quel punto verrà depositata una querela per omicidio colposo nei confronti di ignoti, poi verificherà la magistratura se e quali responsabilità ci sono e in capo a quali soggetti. Ogni mattina che mi alzo penso a mio padre, guardo il cielo, vedo mio papà che adesso è libero per sempre. Ma mio papà non doveva finire così. Non doveva finire così. Qualcuno deve pagare per mio papà.